Nel seguente video di approfondimento saranno descritte le modalità di gestione dei carichi e quindi anche come questi sono considerati nelle diverse combinazioni ai fini delle verifiche. Per spiegare in dettaglio le modalità applicative, si sceglie una struttura di esempio già presente all'interno dei progetti di PCM 2013. Il file, denominato Freeware 02, salvato come Freeware 02 Carichi. I carichi strutturali da applicare all'edificio oggetto della modellazione si dividono in diverse categorie. Solitamente le strutture presentano infatti le seguenti tipologie di carico: pesi propri degli elementi strutturali, carichi derivanti da solai, carichi derivanti dal vento, carichi aggiuntivi sulle aste o sui nodi generati in fase da modellazione strutturale. La normativa approfondisce queste tematiche al paragrafo 2.5, azioni sulle costruzioni, e prevede diverse tipologie di condizioni di carico elementari, in seguito chiamate per semplicità CCE, a cui tali carichi vanno assegnati. Per quanto riguarda le combinazioni di condizioni di carico, la normativa le descrive al paragrafo 2.5.3. In PCM 2013 i carichi, come sopra elencati, sono trattati nelle seguenti modalità: peso proprio degli elementi strutturali. Al momento del passaggio della modellazione architettonica a quella strutturale, PCM gestisce e calcola in automatico i pesi propri degli elementi architettonici presenti. Questi carichi sono assegnati sempre alla condizione di carico elementare permanente. Con riferimento alla struttura di esempio, una volta generato il modello strutturale, se si vogliono conoscere i carichi derivanti dai pesi propri, è sufficiente attivare la visualizzazione dei carichi, selezionare gli elementi di cui si vuole conoscere il carico ed aprire, dalla finestra delle proprietà, la proprietà carichi. Ad esempio, per l'asta numero 30, il peso proprio è 38 kN/m. Ugualmente si può verificare la gestione del carico per qualsiasi elemento strutturale presente. Per i carichi derivanti dai solai, in fase architettonica vengono definiti gli oggetti solaio. Si modificano quindi le diverse proprietà per ogni solaio, come la tipologia, l'orditura, l'inclinazione, nel caso di falde. Inoltre possono essere definiti direttamente dalla scheda modello, quindi nella fase architettonica, i carichi. È possibile selezionare anche più solai contemporaneamente e modificare i valori presenti nel gruppo carichi della finestra delle proprietà. Per la struttura di esempio, selezionando i due solai inclinati di copertura, si nota come siano stati inseriti i tre carichi sotto evidenziati. Come si vede dalle proprietà presenti esternamente nella finestra delle proprietà, è possibile velocemente assegnare un valore sia per la condizione di carico elementare permanente G1 e permanente non strutturale G2, corrispondenti alle proprietà carico 1 e carico 2, che per le condizioni di carico elementare relative al carico variabile, carico 3, è possibile scegliere dalla successiva finestra tendina della proprietà, carico 3 CCE. Le unità di misura corrispondono al sistema internazionale. Quindi i carichi di superficie da inserire sono il kilonewton al metro quadro. In quest'ambito non ha importanza inserire il segno meno per i carichi da solai. Possono essere digitati come positivi, saranno comunque interpretati dal programma come gravitazionali, cioè verso il basso, una volta generata la struttura. Nella fase di creazione del modello strutturale, i carichi di superficie qui inseriti si traducono in carichi lineari sulle aste di contorno individuate come proiezione della maglia di solaio, ed è possibile visualizzarli sia aprendo dalla finestra delle proprietà la proprietà carichi, come nel caso del peso proprio precedente, che attraverso l'apposita visualizzazione grafica. Quindi possiamo visualizzare i carichi permanenti, permanenti non strutturali, variabili e i vari carichi relativi al vento. Se i solai presentano carichi corrispondenti a quella determinata CCE, saranno colorati in rosso nella fase strutturale.
altrimenti saranno di colore grigio. La finestra carichi permette di aggiungere quanti carichi si desiderano, oltre gli eventuali 3 presenti nella fase architettonica, e di assegnargli la CC desiderata. Qualora ve ne fosse l'esigenza, è comunque possibile modificare il carico di solaio anche nella fase strutturale. L'adeguamento dei carichi lineari è condotto istantaneamente in automatico, senza necessità di dover annullare e ricreare il modello strutturale. Carichi aggiuntivi su aste e nodi. Nella scheda struttura, una volta generato il modello strutturale, è possibile inserire dei carichi aggiuntivi su aste e nodi. Per le aste si possono definire i carichi nella griglia delle proprietà dopo averle selezionate. Per ogni asta sono presenti 3 carichi uniformi a cui assegnare la corrispondente CCE. La proprietà carichi indica il numero dei carichi presenti e dà accesso alla finestra di gestione carichi dove è possibile aggiungere ulteriori carichi, concentrati, uniformi, lineari e termici. In altre parole, è possibile selezionare un gruppo di aste con la stessa tipologia, ovvero link, strisce, eccetera, ed inserire una sola volta il carico comune a tutte queste aste, assegnandogli la relativa CCE. Ad esempio, all'asta 2, link rigido, si vuole assegnare un carico di 5 kN. È sufficiente inserire il valore -5 nella relativa proprietà. Per i carichi aggiuntivi è necessario sempre inserire il segno meno se gravitazionali, più se invece se diretti verso l'alto. Ugualmente è possibile inserire carichi aggiuntivi o masse concentrate nei nodi. In questo caso è necessario aprire la finestra carichi. Per le masse, l'unità di misura è mg, megagrammo. Passiamo ai carichi da vento. Se nella finestra gestioni piani le proprietà per la gestione del vento sono impostate su sì, automaticamente in fase di creazione del modello strutturale saranno individuate le superfici esposte delle pareti ed assegnate il relativo carico lineare. Modalità di consultazione delle CCE. Come anticipato, le CCE sono tutte quelle previste dal DM 2008 al punto 251. Queste sono fisse. In altre parole, non è possibile aggiungere o rimuovere determinate condizioni di carico elementare. Sono elencate tutte nella finestra CCE, pulsante CCE in basso a sinistra della schermata. Ogni CCE presenta le seguenti proprietà: gruppo generale, aste di riferimento, nodi di riferimento e solai di riferimento, indica rispettivamente quante aste, nodi e solai presentano un carico con quella determinata CCE associata. Sarà possibile inoltre aprire una finestra di approfondimento contenente l'insieme di queste aste, nodi e solai. Ad esempio, per la proprietà solai risultano 4 solai con la CCE permanente assegnata. Passiamo poi al moltiplicatore masse, che indica se il carico in oggetto sarà considerato per la generazione delle masse relative associate nella direzione considerata. Solitamente il codice è 110001, ovvero i carichi intervengono soprattutto per la fase sismica, sia per la direzione X che Y, che per il moto torsionale. Se si volesse includere anche l'effetto del sisma verticale, si dovrebbe attivare anche la terza componente lungo Z, avendo così 111001. Gruppo coefficienti di combinazione, coefficienti di combinazione C0, C1, C2, vengono allora assegnati valori di default, corrispondenti ai valori della normativa vigente. Essi sono comunque modificabili. Modalità di consultazione delle CCC. Una volta assegnati tutti i carichi, sia da solai che eventualmente aggiuntivi, ed una volta assegnato ad ogni carico la rispettiva CCE di appartenenza, in fase di analisi saranno considerate le combinazioni di carico di riferimento. In particolare, principalmente si distingue tra la combinazione fondamentale allo stato limite ultimo, utilizzata per l'analisi statica non sismica, e quella sismica.
Nella statica si applicano coefficienti amplificativi a tutti i carichi, compresi i carichi permanenti e permanenti non strutturali. E per i carichi aventi una CCE con tipologia variabile, si applicheranno anche coefficienti di combinazione di tipo Psi0 per le azioni non dominanti. Nella sismica non si applicano i coefficienti amplificativi a nessun carico, permanente o variabile, e per i carichi aventi una CCE con tipologia variabile si applicheranno i coefficienti di combinazione di tipo Psi2. Quanto sopra è riportato nella finestra CCC, pulsante CCC a sinistra del navigatore. Le CCC sono generate automaticamente da PCM, sulla base delle CCE scelte per i carichi inseriti, quindi eventuali CCC non necessarie non saranno presenti. In altre parole, viene intercettata, tra modello architettonico e modello strutturale, ogni modifica dell'assegnazione delle CCE per determinati carichi inseriti e la modellazione è aggiornata automaticamente. Bisogna solo scegliere quali combinazioni adottare, cliccando o deselezionando i pulsanti sotto indicati, tesoro SLU, oppure SLU ed SLE, oppure nessuna delle precedenti, adottando in tal caso solo combinazioni personali, che è possibile modificare secondo le proprie esigenze. Come si può notare, selezionando ogni CCC è possibile conoscere le sue proprietà. In particolare, sono riportate le seguenti proprietà. Gruppo generale. Tipo di combinazione indica la tipologia della combinazione. È una proprietà in sola lettura, quindi non è modificabile. Azione dominante indica qual è l'azione dominante, valida in pratica per le combinazioni fondamentali per SLU e frequenti per SLE. Per le fondamentali per SLU indica quale azione non verrà applicato un coefficiente di combinazione Psi0, da cui Psi uguale 1. Per la frequente per SLE indica a quale azione sarà applicato un coefficiente Psi1, da cui Psi uguale Psi1, in dipendenza del tipo di azione. Gruppo condizioni elementari. Aprendo la finestra a tendina relativa ad ogni singola CCE, sono riportati i seguenti valori. Gamma Q, coefficiente amplificativo. Per SLU, variabile in base alle diverse CCE. Per SLE, gamma Q uguale 1. Psi, coefficiente di combinazione. Per SLU, Psi uguale Psi0 e Psi uguale 1. Per la CCE fondamentale, per SLE per combinazione frequente, Psi uguale Psi1. Per la CCE fondamentale, Psi uguale Psi2 per tutte le altre. Per SLE per combinazione quasi permanente, Psi uguale Psi2 per tutte le CCE. Moltiplicatore, valore dato dal prodotto di gamma Q per Psi e valore totale per cui verrà moltiplicato il carico relativo. Poiché il parametro di maggiore importanza è il valore finale di moltiplicazione, la prima proprietà presente quando si apre la finestra delle CCC, anche solo selezionando il denominatore, è proprio il moltiplicatore, come possiamo vedere. I numeri, invece, che seguono la descrizione della singola CCC, sono derivanti dal database interno. Servono solo come identificativo sequenziale per trovare quella determinata situazione tra tutti i casi possibili.